tutti. Il lavoro che vi presenterò è stato condotto in collaborazione con l'Università di Trento e un'azienda che si occupa di sciopini dei metalli, cioè di vedere la loro esistenza. La Lega, per fare il riferimento, è la Lega 70-75, trattamento di questo caso 651, è una Lega che ha caratteristiche meccaniche molto elevate, in particolare per alta resistenza meccanica e una buona stabilità. Per contro ha dei punti di debolezza per quanto riguarda la risposta fatica, in particolare la sensibilità del taglio non è abbastanza elevata. In questo caso lo stato superficiale della Lega gioca soprattutto un ruolo molto importante sulle prestazioni, quindi si realizzano molto spesso i trattamenti superficiali e tra i trattamenti superficiali che possono migliorare la risposta fatica sicuramente lo sciopini. Lo sciopini ha però introduce sulla superficie delle modifiche che alterano la rugosità e introduce delle tensioni aggressive e provoca l'incremento della superficiale. C'è quindi una complessa interazione tra questi aspetti nel definire la risposta del materiale. Ci siamo occupati di questa lega negli ultimi anni, conducendo appunto prove di fatica proprio in condizioni di diverso tipologie di sciopini e possiamo fare una piccola sommario delle osservazioni che abbiamo potuto trarre. Innanzitutto i trattamenti di sciopini più leggeri sono quelli che sembrano più efficaci per questo tipo di lega e si può osservare durante la catturazione della fatica un certo rilassamento delle tensioni residue e questo avviene soprattutto se la catturazione viene portata in condizioni di compressione, quindi si ha generalmente di compressione. Peraltro le tensioni residue si stabilizzano e se può tenere conto delle tensioni residue stabilizzate in un criterio di fatica, ad esempio il criterio di Sanza. Il trattamento sciopini può anche avere buoni risultati per quello che riguarda la sensibilità in taglio. Noi ne abbiamo tenuto conto in un'analisi introducendo appunto questo effetto tanto in un momento di linea. Quello che ci interessava in questa fase della ricerca era quello di capire se il trattamento di sciopini mantiene la sua efficacia anche ad altri modificati, perché ci sono in letteratura dei lavori che mettono in dubbio l'efficacia di questo trattamento a vite fatica molto elevate. Solamente la prova di fatica si producono da 2, 5, 10 milioni di cicli e in queste range in effetti vengono sciopini e danno dei buoni risultati. Però cosa succede appunto se ci spingiamo fino a 10 all'ora? Questo è l'obiettivo del lavoro, cioè quello di capire se il trattamento sciopini è efficace anche a valori di vita fino a 10 all'ora e capire come si localizzano i sistemi e quali sono le ipotesi. Quindi la presentazione ovviamente si seguirà questa scaletta, presenterò la caratterizzazione generale fatta, un'analisi di fatica e dello stato superficiale e poi andremo a concludere dopo aver indagato con le superfici di frattura con un'analisi del microscopio a scansione elettronica. Il materiale appunto si diceva ha una buona resistenza meccanica, sono ricordate più o meno le caratteristiche di resistenza che abbiamo trovato. Per quello che riguarda il trattamento di sciopini, l'abbiamo considerato sulla scorta delle attività precedentemente realizzate tre trattamenti di sciopini. Il primo è quello che viene usato considerato come trattamento standard, anche se per le leghe di alluminio, secondo appunto le previsioni che abbiamo trovato, è abbastanza intenso, quindi non dà risultati veramente buoni. Invece, recentemente, quello che avevamo trovato essere il migliore nelle precedenti ricerche, abbiamo aggiunto un trattamento ancora più leggero, il V40, utilizzando delle particelle di ceramica molto piccole e di densità molto bassa. Ed infine, per cercare di individuare l'effetto della modifica superficiale legata alla rugosità e legata all'arde del materiale, abbiamo anche provato su alcuni campioni di 720 e V40 a produrre un trattamento di tubo finish che può praticare una rimozione di superficiale. Le prove di fatica sono state condotte in condizioni di
macchina funzionante con il segno di risonanza, la frequenza di 110 Hz circa, e la classica valutazione del periodo di fatica secondo una linea di regressione e un'identificazione dello scatto in base appunto alla regressione dei indicatori ad assunto costante definita dal parametro riportato. Allora, per quello che riguarda il stato del periodo di fatica, abbiamo una buone dati sperimentali, più o meno possiamo identificare alcune considerazioni. Come si diceva, il miglioramento che si può trovare, il miglioramento massimo che può essere identificato per quello che riguarda gli effetti di shock healing è sicuramente in un intervallo tra 500.000 e 5.000 dC. Sotto i 500.000 si ha un rilassamento notevole delle tensioni residue e sopra i 500.000 appunto è sopra i 5.000 è appunto l'obiettivo dell'analisi che stiamo conducendo. Ecco, possiamo osservare che anche a 100.000 dC si mantiene un certo vantaggio, ma il vantaggio è molto più ridotto e sicuramente il trattamento meno intenso, che è il Q40, è quello che mantiene le condizioni di risposta migliori. Infine, i pochi risultati che abbiamo nel trattamento di tipo finishing sembrano evidenziare un miglioramento notevole della risposta del materiale, in particolare per il trattamento di centimetri che è leggermente più intenso del Q40. Questi sono più o meno i principali risultati. Per quanto riguarda i trattamenti, possiamo vedere che il Q40 in effetti è quello che dà i risultati migliori, mentre lo Z150 è quello che dà i risultati peggiori. Ma per quanto riguarda l'acido ozono superficiale, sono state fatte una caratterizzazione della profondità superficiale con il chilometro ottico confocale, un'analisi dei profili di purezza che ci danno un'idea più o meno dell'arginine che si è avuto all'interno della strato superficiale investito dal trattamento di polinatura. Infine, i profili di tensione residua realizzati sia sul provino prima della prova, sia sui provini che hanno subito diverse condizioni di sollecitazione, diverse vite a fatica, fino ai provini che hanno superato i 10 alla 8. È interessante vedere come è avvenuta l'evoluzione del profilo di tensione residua. Allora, per quello che riguarda l'analisi del trattamento superficiale, vediamo appunto le figure che ci evidenziano le modifiche superficiali prodotte dai diversi trattamenti. Come si diceva, lo Z150 produce un peggioramento superficiale che è un punto deleterio, quindi diciamo limita il beneficio che si può ottenere con le tensioni residue complessive. Recentemente il Q40 ha invece una modifica superficiale più limitata e dopo tempo finisce praticamente si produce una superficie che è praticamente liscia. Allora, per quanto riguarda le caratteristiche della microtonnellezza, sostanzialmente la modifica superficiale si manifesta con un picco superficiale che è a diverse profondità, proprio legato alle diverse intensità della palinatura, e più o meno la profondità è localizzata dove è massima la tensione di equivalenza di Hertz, dove si riescono diciamo, i fenomeni di plasticizzazione durante il trattamento. Quello che riguarda i profili di tensione residua, anche qua possiamo osservare un picco superficiale tra 15 e 50 micron dalla superficie. Le analisi sono state fatte anche su due profili per vedere vari tipi di risultati. In realtà si può osservare che sono abbastanza ripetibili le prime misure, cioè i primi strati che vengono rimossi, i due profili hanno valori di ripetibilità di risultati abbastanza buoni. Successivamente invece si perde questa ripetibilità anche legata al fatto che abbiamo una questa linea non omogenea. Per quel che riguarda i materiali tipo finiti, il profilo di tensione residua cambiano abbastanza. Bisogna tenere conto che la tribofinitura rimuove un strato superficiale e comporta quindi una redistribuzione delle tensioni, un valore diciamo, di tensione più basso rispetto a quello che si aveva nel materiale iniziale. Questi diciamo, sono i principali risultati in termini di profilo.
quindi in generale sì. Un altro aspetto interessante è legato al rilassamento del detenzione. Ma qua in questo caso abbiamo osservato ovviamente che, confermando appunto i risultati precedenti, che le fibre, lo sgravamento praticamente sulle fibre compresse comporta una ridistribuzione delle tensioni residue. Quindi il rilassamento avviene a compressione in questo caso, ed essendo prove a flessione 4 punti con un rapporto di carico zero, non è importante il suo risposto a fatica. Quello che si può osservare è l'aspetto più importante, che le misure fatte dopo 10 ad 8 cicli non comportano una modifica evidente della tensione residue misurata dopo pochi cicli. Allora, vado rapidamente all'analisi dei siti di innesco. Allora, si può vedere che il materiale non pallinato, il sito di innesco è sempre in superficie della figura in alto a sinistra. Per i pallinati con una vita fatica sotto i 5.000 cicli, l'innesco è ancora prevalentemente in superficie, mentre superato questo livello di vita, soprattutto quando abbiamo oltre 50 milioni, 100.000 cicli, l'innesco è di tipo superficiale e si possono evidenziare comunque anche delle fessure superficiali non propaganti che sembra localizzino poi la propagazione invece delle fessure sottopelle del materiale. Questo diciamo per quel che riguarda i pallinati in quanto tali. Questo tipo di propagazione si è osservata anche in letteratura per tipo di propagazione in vuoto, questo ci giustifica, il tipo di superficie frattura, ci giustifica un po' il fatto che appunto è avvenuta questa propagazione superficiale per poi emergere in superficie. Ecco, considerazioni simili anche per i trigofiniti, anche i trigofiniti ad elevato numero di cicli hanno un innesco superficiale. In particolare quello più intenso, il trattamento più intenso, vede l'innesco su profondità maggiori e quindi una durata maggiore. Quindi in questo caso la trigofinitura è molto più efficace per il 120 che non per il 40. Ora vengo rapidamente alle conclusioni, che dovremmo esserci anche se ci siamo. Sostanzialmente le conclusioni riassumono quello che ho detto, quindi c'è ovviamente nel trattamento di short media una complessa interazione tra tensione residua e rugosità superficiale portabili. L'effetto è marcato sul meccanismo di iniziazione. Abbiamo osservato appunto che le tensioni residue si rilassano essenzialmente per una condizione iniziale, un sterramento, un sempre shutdown, che poi rimangono stabili fino a 10 all'8 cicli. Lo shortening a basso di intensità è quello più efficace per questo tipo di lega e per quel che riguarda invece le condizioni di innesco e propagazione c'è proprio un cambio di comportamento quando si superano i 5-10 livelli di cicli, e questo è anche una conseguenza del fatto che poi i pallinati tendono ad arrivare come prestazione a una valore simile